Buonasera Londra, devo darvi una notizia che al contempo sia buona che cattiva, ovvero che il metabolismo lento non esiste. Vediamo di scoprire perché. Ovviamente non abbiamo tutti lo stesso metabolismo, come per la statura c'è chi più alto e chi più basso, e anche per quanto riguarda il nostro metabolismo c'è chi è stato più fortunato e chi meno. Tuttavia, se andiamo a vedere la letteratura scientifica, di tracce del metabolismo lento non ne troviamo quasi mai. Le persone che sono in sovrappeso, che hanno qualche chilo di più e pensano di avere il metabolismo lento, quando lo misurano con apparecchiature abbastanza precise, scoprono che hanno assolutamente un metabolismo nella norma. Ma allora perché ci sono persone che mangiano di più, che mangiano magari la pasta e i dolci e sono magre e persone che stanno più attente che hanno dei chili di troppo? Beh, questo dipende essenzialmente dalla nostra percezione nel mangiare, perché magari ci focalizziamo sulla persona magra che sta mangiando il dolce e non ci accorgiamo che magari è una persona che ha un atteggiamento moderato verso il cibo, quindi mangia poco ma di tutto. Mentre noi che stiamo attenti a quello che mangiamo, mangiamo cibi salutari, proprio perché sono salutari, abbondiamo con le quantità. Alla fine le calorie contano. Si dimagrisce di più a mangiare pasta e dolci in un'ipocalorica che a mangiare alimenti salutari in abbondanza, eccedendo con le calorie. Tra l'altro, spesso le persone che mangiano poco ma di tutto sono anche generalmente più attive. Si muovono sempre e quindi dissipano e bruciano quello che assumono. Alla fine, piuttosto che parlare di metabolismo lento-veloce, dovremmo parlare di come l'ipotalamo influenza il nostro senso della fame e della sazietà. C'è chi geneticamente è fortunato e non avverte molto la fame e si sazia subito, e chi invece geneticamente ha un ipotalamo che risponde male e ha un senso di sazietà molto tardivo. Poi non dimentichiamoci che il cibo è una forma di gratificazione. Generalmente, più la persona è gratificata da altri fattori e meno sente l'esigenza di abbuffarsi, mentre chi è stressato dalla famiglia, dalla scuola o dal lavoro trova spesso nel cibo una forma di consolazione. Ovviamente, tutto questo avviene inconsciamente e molto spesso noi non abbiamo la percezione di quello che mangiamo realmente e quindi pensiamo erroneamente di avere il metabolismo lento. Fatta questa doverosa premessa, ovvero che se cerchiamo un colpevole non c'è che da guardarsi allo specchio, vediamo di vedere a livello fisiologico quali sono i fattori reali che possono rallentare il nostro metabolismo. Il nostro dispendio energetico giornaliero è dato principalmente da tre fattori: dal metabolismo basale, che non si alza e non si abbassa perché è determinato principalmente dal consumo degli organi interni, quindi dal cuore, dal fegato, dai reni, dal cervello, che essenzialmente non variano a seconda se ci mettiamo a dieta o mangiamo di più. Ricordiamo che purtroppo i nostri muscoli incidono poco su quante calorie consumiamo. Abbiamo poi una spesa metabolica indotta dal cibo che mangiamo, che è intorno al 10% delle calorie che assumiamo, e questo fattore, mano a mano che ci mettiamo a dieta, va a influire sul nostro metabolismo generale, perché se noi tagliamo l'introito calorico del 50 o 30%, stiamo riducendo del 5-3% il nostro metabolismo. Ma questo semplicemente perché stiamo mangiando meno. Tra l'altro, nel tempo il nostro organismo diventa sempre più efficace nel prendere tutte le energie del cibo e non le spreca, e quindi le lipasi, amilasi e proteasi diventano sempre più efficienti mano a mano che stiamo in un regime ipocalorico. E quindi assumiamo più calorie dallo stesso cibo. Infine, l'ultimo fattore che influisce il nostro metabolismo generale è l'attività fisica, sportiva e non. Purtroppo, quando siamo in un regime ipocalorico, inconsciamente ci muoviamo molto meno, e questo è uno dei fattori principali che blocca il nostro metabolismo. Dall'altra, più facciamo sport, più migliora l'economia del gesto e a
parità di quello che stiamo facendo consumiamo meno. A parità di chilometri, all'inizio la nostra corsa brucia un tot di calorie, mano a mano che continuiamo a correre diventiamo più efficienti nel gesto e questo dispendio si abbassa. Questa è una prima visione generale su quello che può incidere nel nostro metabolismo, ma poi ovviamente ci sono i fattori ormonali. È logico che quando dimagriamo il nostro metabolismo si abbassa leggermente. Questo è dato da un fattore che riguarda la leptina e l'adipocita. La cellula grassa, mano a mano che si svuota e si sgonfia, produce meno leptina. Questo ormone va a interferire con quelli tiroidei che di conseguenza verranno leggermente sottoregolati. Quindi più leptina abbiamo e maggiore sarà il nostro metabolismo, più dimagriamo, meno leptina produciamo e più gli ormoni tiroidei verranno leggermente sottoregolati. Nelle persone cronicamente in sovrappeso o obese, purtroppo abbiamo una grossa produzione di leptina, ma l'ipotalamo sviluppa una resistenza a questo ormone, proprio come abbiamo la resistenza all'insulina. Quindi, anche se ci sono alti livelli di leptina, il nostro metabolismo è sottoregolato. Purtroppo, molto spesso ci troviamo persone sedentarie che si ritrovano in sovrappeso pur mangiando poco. Come è successo tutto questo? Non è successo dall'oggi al domani, ma il metabolismo che ci ritroviamo oggi è il risultato della nostra storia. Magari queste persone hanno fatto dei periodi in cui si mettevano a dieta, facevano diete drastiche, poi riprendevano a mangiare, si rimettevano a dieta e avevano quell'effetto yo-yo. Nei periodi di sottoalimentazione si muovevano inconsciamente meno, nel momento in cui riprendevano a mangiare non riprendevano più le sane abitudini nel muoversi e alla fine si ritrovano con dei chilogrammi in eccesso e una spesa energetica data dall'attività fisica anche non sportiva al minimo. Alla fine il loro organismo ha trovato un equilibrio nell'introdurre energie ma nel consumare poco. Tra l'altro le cellule grasse mano a mano che si gonfiano aumentano la resistenza alla leptina e all'insulina. Questo va a incidere sui loro mitocondri che diventano sempre più piccolini e perdono la capacità di disperdere le calorie in calore e si ritrovano così un'inflessibilità metabolica. Ovvero queste persone anche a riposo continuano a utilizzare gli zuccheri e non i grassi come fonte di carburante. In questo caso il metabolismo lento è dato da tutto il quadro, non soltanto quello metabolico ma anche quello che riguarda i loro mitocondri e l'attività fisica. Purtroppo all'opposto il problema del metabolismo può riguardare anche chi fa troppa attività fisica. Si è visto che un eccesso di attività fisica da una parte migliora l'efficienza del gesto, quindi fa consumare meno quando ci muoviamo, e dall'altra parte porta a una sottoregolazione degli ormoni tiroidei. Il corpo, siccome consuma troppe calorie durante la giornata, si sottoregola, ha una conversione degli ormoni tiroidei inferiori e abbassa così il metabolismo. Abbiamo già visto in un altro video che per un corretto dimagrimento dobbiamo fare la giusta attività sportiva ma non eccedere, perché non sempre di più è meglio. Infine, l'ultimo fattore riguarda l'alimentazione. Ovviamente è il quantitativo energetico, il macro fattore che governa tutto. Più mangiamo, a meno che questo non avvenga nel cronico, e più abbiamo un effetto positivo sul nostro metabolismo, meno mangiamo, all'opposto più si riduce. Ma dall'altra parte anche i carboidrati sono il macronutriente che assieme alle proteine aiuta di più a mantenere la nostra conversione tiroidea ottimale. I livelli di glicogeno nel fegato segnalano quanto possono essere attivi gli ormoni tiroidei. Se abbiamo delle scorte di glicogeno depletate continuamente non potremo avere un metabolismo ottimale. Quindi tutte quelle diete che per dimagrire tolgono completamente i carboidrati funzionano, ma nel medio e lungo periodo non portano di certo ad avere degli effetti positivi a livello metabolico. Alla fine, ricapitolando tutto, abbiamo visto che i fattori in gioco sono molti, ma in realtà basta il buon senso per avere una regolazione
regolazione del nostro metabolismo ottimale. Nel corso del tempo abbiamo avuto tantissime ragazze che assumevano 800 calorie e non dimagrivano, tantissimi ragazzi che erano inchiodati a 1200-1300 calorie ed erano stazionari, e in tutti questi casi c'era una sottoregolazione degli ormoni tiroidei che poteva benissimo essere misurata da casa attraverso la temperatura corporea. Quando misuravamo la temperatura di queste persone vedevamo sempre che era molto molto bassa. In questi casi, come abbiamo spiegato nel video su come accelerare il nostro metabolismo, non si tratta altro che ripartire ad aumentare in modo molto graduale le calorie e smettere di cercare di continuare a dimagrire, perché il nostro corpo ha trovato uno stallo metabolico, non è più intenzionato a perdere peso, e quindi cercare di andare in quella direzione è l'errore più grande che possiamo fare. Bisogna riprendere un periodo di almeno 2, 4, 6, 8 settimane in cui risaliamo con le calorie, ritroviamo la nostra funzione normale organica, e una volta che il nostro corpo non produce troppo cortisolo, possiamo riprendere a pensare a un piano, questa volta corretto, per perdere grasso. Alla fine, nel 99% dei casi, non esiste un metabolismo lento, ma esiste una persona pigra con una forchetta veloce.